Sono Enrico Bernardoni, ho 33 anni, di mestiere faccio non il musicista ma l'insegnante, e quella della musica è più o meno, penso da sempre, una delle mie più grandi passioni che ho avuto, che ho coltivato, che coltivo tuttora. Sto mettendo su un nuovo progetto, in questo momento in realtà sono due, ma mi incentrerò particolarmente su uno, che è una tribute band di Fabrizio De André. Penso che non ci sia bisogno di raccontare chi è Fabrizio De André, uno dei più grandi, forse il più grande cantautore del panorama italiano tra gli anni 70 e gli anni 90. Poi purtroppo ci ha lasciati. E sto cercando collaboratori, anche se ne ho già trovati abbastanza. Se posso fare un paio di nomi che nel panorama valdarnese sono gettonatissimi, giusto per fare una battuta, uno è Roberto Lalli, che penso sia uno dei migliori chitarristi che abbiamo in Valdarno. Anche lui insegna chitarra, ovviamente. E l'altro è Franco Chiarabini, che è uno dei più grandi bassisti della scena alternative rock, rock progressive, diciamo, del Valdarno, a livelli quasi di PFM, roba del genere. E Enrico Bernardoni, che cosa consiglia ad un giovane o a un gruppo di giovani che si vogliono avvicinare alla musica o anche al tuo tipo di musica? Sicuramente consiglio di lasciare un attimino da parte la rete, ma non perché sulla rete non ci si debba stare, ma sono convinto che, scusate i fischi messaggistici, sono convinto che sulla rete ci sia tanto, ma non ci sia tutto. Gli consiglio di prendere in mano uno strumento, qualsiasi esso sia, dalle corde vocali a una chitarra, un paio di bacchette per suonare la batteria, una tastiera, un organo. Purtroppo nelle generazioni che stanno venendo su ora, diciamo, sta un po' calando la voglia di suonare, anche perché il riferimento alla rete era perché la rete, tra virgolette, propone la musica, diciamo, che ora, se così si può definire, è una musica che ha poco bisogno di strumenti.